Sabato scorso, mentre su Canale 5 andava in onda la quinta puntata di Amici 2015, negli stessi studi veniva registrata la sesta puntata in onda questa sera, sabato 16 maggio 2015. Che cosa è successo? Lo scopriamo insieme grazie alle nostre puntuali anticipazioni. La serata, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi qualche giorno fa, è stata caratterizzata da un duro scontro tra Loredana Bertè e Mattia Briga. Alla base di questa ennesima polemica il rifiuto da parte del rapper di esibirsi nella prova giudice introdotta recentemente e che prevede che ogni giudice possa mandare in sfida due ragazzi con un brano a sorpresa. La Bertè ha scelto Fuori dal tunnel di Caparezza. Luca ha accettato senza obiettare. Briga, spalleggiato da Emma, ha risposto Pic. La sesta puntata di Amici 2015 ha decretato l'eliminazione proprio di Luca. Il cantante della squadra dei Blu esce a testa alta, felice di essersi conquistato la stima di Loredana Bertè, la quale, dopo aver criticato aspramente il concorrente, sembra essersi ricreduto al punto da arrivare a proporre a Luca una futura collaborazione. Ma non è stato l'unico attestato di stima per lui, anche Lisa gli ha promesso che scriverà una canzone una volta terminata l'avventura ad Amici. In giuria questa sera, nelle vesti di quarto giudice, troveremo Stefano Accorsi, ospiti speciali della sesta puntata, J-Ax e Antonello Venditti. La vittoria finale dunque è andata alla squadra di Emma Marrone. I bianchi si sono aggiudicati la prima manche, che ha anche decretato il primo eliminato parziale della serata, Luca, appunto. La seconda manche se la sono aggiudicati i blu di Elisa. In ballottaggio con Luca è finito proprio Mattia Briga. Quest'ultimo, come era prevedibile, è riuscito a salvarsi. E così in gara rimangono sei concorrenti: i The Colors, Giorgio e Virginia per la squadra blu, Briga, Claudia e Valentina per i bianchi.